Vediamo. C'è posta per te. C'è posta per te. Qual è l'impatto nel ripercorrere questi eventi storici? C'è una foto per parlarne. C'è questa foto, mi ricordo proprio quel momento in cui c'è Cinzia, la nostra guida, Cinzia Venturoli, che ci spiega tutte le storie delle vittime di quel giorno e dei feriti, le testimonianze, infatti, di chi ha visto cosa è successo quel 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. E qua vedo che infatti siamo proprio davanti alla sala d'attesa, che adesso è tutta ricostruita. C'è infatti lo squarcio che hanno fatto come memoriale, come memoria. E poi dentro c'è anche il segno proprio della bomba. In quelle 85 persone ci sono 85 storie diverse. E infatti tante persone, anche dei feriti. Vedo anche infatti Sonia Zanotti, anche la nostra cara amica. A Bolzano abbiamo la fortuna, ovviamente suo malgrado, di avere una sopravvissuta alla strage, per cui è stato particolarmente importante anche ritornare con lei, testimone diretta, esatto, sul luogo dove inizia la sua tragedia personale e la storia della bomba, dell'attentato, insomma, alla stazione di Bologna del 2 agosto. Quindi abbiamo avuto un'occasione, penso, privilegiata di fare questo percorso accompagnati per mano da chi l'ha vissuto, esatto, direttamente sulla sua pelle, che è Sonia Zanotti, mm-hmm, e chi ci ha studiato.